La malattia di Alzheimer è un disturbo cerebrale progressivo e irreversibile che colpisce il cervello, portando a un declino cognitivo e alla perdita di memoria. La malattia di Alzheimer si manifesta in due forme principali, ciascuna con caratteristiche distintive. La malattia di Alzheimer ha esordio precoce, 5-10% di tutti i casi di Alzheimer. Questa forma di Alzheimer viene diagnosticata di solito in individui tra i 40 e i 50 anni, anche se può manifestarsi anche prima. La malattia di Alzheimer a esordio tardivo o normale, 90-95% di tutti i casi di Alzheimer. Questa è la forma più comune, sviluppandosi di solito in individui oltre i 65 anni. In entrambe le forme, la malattia di Alzheimer è caratterizzata dalla degenerazione delle cellule cerebrali, portando a un declino della memoria, del linguaggio, delle capacità di risoluzione dei problemi e di altre funzioni cognitive. Nei primi stadi della malattia di Alzheimer, le persone possono avere difficoltà a ricordare eventi recenti, smarrire oggetti e avere difficoltà con le attività quotidiane. Con il progredire della malattia, i sintomi peggiorano. Ma come accade ciò? Un cervello adulto sano ha miliardi di neuroni, ciascuno caratterizzato da estensioni ramificate. Queste estensioni facilitano la formazione di connessioni tra neuroni individuali, chiamate sinapsi. A livello di queste sinapsi, le informazioni vengono trasmesse attraverso minuscole esplosioni di sostanze chimiche, rilasciate da un neurone e ricevute da un altro. Questo meccanismo di segnalazione costituisce la base dei nostri ricordi, pensieri, sensazioni, emozioni, movimenti e abilità. Nel contesto della malattia di Alzheimer, frammenti di proteina beta-amiloide iniziano ad accumularsi in modo anomalo tra i neuroni, chiamati placche beta-amiloide. Allo stesso tempo, un'altra proteina, chiamata tau, inizia a formare grovigli contorti, chiamati grovigli tau, all'interno dei neuroni. Possiamo considerare queste placche amiloidi e questi grovigli tau come ostacoli che ostacolano la comunicazione tra i neuroni. A causa di questi ostacoli, i neuroni interessati faticano a funzionare correttamente e alla fine muoiono, portando ai sintomi caratteristici della malattia di Alzheimer. Le ragioni esatte per cui le placche beta-amiloide e i grovigli tau iniziano ad accumularsi nel cervello non sono completamente comprese, ma si ritiene che i fattori di rischio per la malattia di Alzheimer a esordio tardivo coinvolgano una combinazione di fattori, tra cui età. Il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer a esordio tardivo aumenta con l'età. La prevalenza della malattia di Alzheimer è più di 10 volte superiore nelle persone di 85 anni e più anziane rispetto a quelle di 65 anni. Tuttavia, l'età avanzata da sola non è sufficiente per causare la malattia di Alzheimer. Fattori genetici. Alcune mutazioni genetiche aumentano il rischio di sviluppare la malattia. Queste mutazioni possono influenzare la produzione e l'eliminazione della proteina beta-amiloide e il comportamento delle proteine tau. Il fattore di rischio genetico più conosciuto per la malattia di Alzheimer a esordio tardivo è la presenza del gene APOE. Il gene APOE contiene istruzioni per la produzione di una proteina che trasporta il colesterolo nel sangue. Ogni persona eredita una delle tre versioni del gene APOE, o Y2 o Y3, o Y4. Avere una copia dell'allele Y4 aumenta il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer a esordio tardivo di circa 3 volte. Coloro che ereditano 2 copie dell'allele sono ancora più a rischio, con un rischio stimato di 8 a 12 volte. Tuttavia, questo non garantisce che si svilupperà l'Alzheimer. Al contrario, avere la versione Y2 può ridurre il rischio rispetto alla versione Y3. Si ritiene che la versione Y3 abbia un effetto neutro sul rischio di Alzheimer. Un'anamnesi familiare di Alzheimer non è una condizione necessaria perché un individuo sia suscettibile alla malattia. Tuttavia, avere un genitore o un fratello o una sorella di primo grado affetto da malattia di Alzheimer aumenta il rischio di sviluppare la malattia, indipendentemente dai fattori genetici ben noti. Non esiste una cura conosciuta per la malattia di Alzheimer, poiché la perdita di cellule cerebrali è irreversibile. Tuttavia, ci sono interventi terapeutici che possono migliorare la qualità della vita dei pazienti e aiutare a gestire la demenza, tra cui farmaci antidemenza che mirano a rallentare la progressione della malattia e hanno anche effetti sui sintomi neuropsichiatrici della malattia. Riabilitazione cognitiva.
Un approccio, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia, attraverso esercizi mirati a allenare la memoria, l'attenzione e altre funzioni cognitive. Terapia comportamentale. Mirata ad aiutare a gestire i problemi comportamentali come l'agitazione, l'aggressività e lo sbandamento. Esercizio fisico. Mirato a ottimizzare la forma fisica con un impatto sulla malattia stessa e sulla riduzione del rischio di cadute. Interazione sociale. Rimanere impegnati socialmente può aiutare a ridurre lo stress e migliorare le funzioni cognitive. E una dieta sana. Una dieta ricca di frutta, verdura e cereali integrali può aiutare a sostenere la salute generale e il benessere. Speriamo che questo video sia stato di grande aiuto e faccelo sapere se hai domande.